Avevo detto di non rompere i coglioni, chi me vuole? A Vallè, ciao. Sono Mario, l'infermiere. Salve, ma che te serve? Vallè, mi hanno fregata la macchina. E beh, che te stai a disperare per quel cesso? Ma no, la 500. Ah no? Adesso c'ho un'argenta. Un'argenta alluminio metallizzata. Ammazza, i soldi chi te ha dati? Ma che si tratta, da un colpo? Sì, de culo. Vallè, ma che te frega? Era mia e basta, no? Ambe, non te scardare. Dunque, quando è successo? Ma che c'è questo? Gesù. Alle 7 di mattina in punto, a Piazza Carso, all'angolo con Viale Ionio. Ho anche cercato di ritrovarmela da solo, ma... Sì, ecco. È troppo pericoloso. Oh, se hai fatto la denuncia ai carabinieri all'assicurazione non ci posso fare più niente. Eh? Ma che sei matto, ai carabinieri? E quando te la ritrovano quelli? Vabbè, non ti preoccupare, qui vedi l'esperto più grosso che c'è. Lo vedo. Pure tuo figlio è bell'esperto, eh? Sì, sta venendo bene. No. Ringraziamo il cielo. Dunque, un'argenta argento metallizzata. Sì, targata Roma. Porco Giuda, Roma. Ma, e qui ti costa un po' di soldi, eh? Non me ne frega niente, Pallì, basta che me la ritrovi. No, perché sono 200.000 per le prime spese. Aie. Mezzo testone quando che te ritrovo la macchina, più IVA. Pure. Oh, nel frattempo nessuna denuncia. No. Per quella c'è sempre tempo in caso del mio insuccesso. Ma il che è? Assolutamente improbabile, papà. Eccola, vedi? Bravo, ma che ammaestrato? Caruccio. Bravo. Ciao, bello. Se vediamo per lì, mi raccomando. Ciao. Nuovo rialzo del dollaro, che oggi è stato quotato 1215. La lira ha perso terreno anche nei confronti delle altre monete europee. Roma, nuovi sviluppi delle indagini sull'attentato di Piazza Carso. Sembra che subito dopo il gesto criminale gli attentatori siano saliti su di una argenta metallizzata che è stata trovata oggi alle 19 in via Clitunno. La macchina è leggermente danneggiata. Si ammazza, che è bella macchina. Mandata, la vettura pensa per dovrarli terroristi. E sia stata abbandonata. Dal numero di matricola del motore si è risaliti alla vera targa, che sarebbe Roma X22112. Probabilmente pure la targa qualche uguale. Giorno fa. L'attentato non è stato ancora rivendicato. Ma i coglioni! Ma la macchina mia! GR2 notizie. Ma non ritrovo la macchina! Aio! Vallè! Tiè! Grazie, signor commissario! Grazie! Buongiorno! Mi dispiace per l'incidente increscioso, ma a me che mi frega! Ma avete ritrovato la macchina! E questo chi è? Perché è tratto così? Mi scusi, mi è scappato. Si tratta del proprietario dell'argenta usata dai terroristi. Li ha ritrovata? Sì. Finalmente un minimo di efficienza. A dire la verità, signor commissario, mi sono ritrovato da solo, eh? Permette? Mario Miglio, proprietario dell'argenta, te stai ritrovata come da telegiornali. Grazie, signor commissario, grazie. Fermo. Tante, grazie. Chi chiede, ti ha zitto. Sì, qua. Volentieri. Qua, sì. Sì, mi siede. Ammazza che culo che ci ho avuto, signor commissario. E poi dicono che voi dalla polizia non ritrovate mai niente, eh? Verbalizzi tutto. Sì, verbalizza. Scrivi. Che cosa dicono di noi? Ammazza che faccia che c'ho. Somiglia a mio cugino, sa? È una che ha scannato sua madre. Vagamente. Cosa stavo dicendo? Che cosa dicono di noi? No, niente. Dicevo che lo denuncia a fare il furto alla polizia. Poveracci. Con tutto quello che c'hanno da fare, hanno più ai ladri, gli stupratori, gli assassini. Mo vanno a ritrovare proprio la macchina mia. Signor Miglio, stia attento a sì. Quello che dice. Altrimenti sarò costretto ad incriminarla per oltraggio. Perché, signor commissario? Io non volevo offendere. Dicevo così, sulla contentezza, sa? Quando gli è stata rubata la macchina? L'ora e il luogo presunto.